benvenuti a questo presidio corteo in solidarietà di Kobané, la città del Kurdistan siriano che da settimane resiste nella morsa dell'ISIS. Momenti di tensione alle zattere tra polizia e attivisti dei centri sociali veneti. In 150 hanno manifestato la loro solidarietà a Kobane, città assediata dall'ISIS, con tanto di razzi segnaletici sparati in aria, fumogeni finiti in acqua e una bottiglia lanciata oltre le teste delle forze dell'ordine. Muniti di tre grandi manifesti che facevano da scudo, gli attivisti sono avanzati lungo le zattere partendo dalla biblioteca e dirigendosi verso il consolato turco. All'altezza delle poste il contatto con i due schieramenti che si sono fronteggiati per circa 15 minuti. Da un lato una novantina di poliziotti in tenuta antisommossa, dall'altro i manifestanti del Morion e del Rivolta, in mezzo i grandi cartelloni. Dopo aver tentato più volte di far arretrare le forze dell'ordine, hanno fatto marcia indietro continuando a spiegare con il megafono le ragioni della protesta. Erdogan sta aiutando l'ISIS, ha detto il portavoce Tommaso Cacciari, e anche in Turchia ci sono tantissime manifestazioni contro di lui. La resistenza curda è straordinaria e noi siamo qui per questo, perché vogliamo dare un segnale di vicinanza e perché non si può rimanere indifferenti. E continuano i cittadini e le cittadine di Kobane a resistere rispetto all'oscurantismo dell'ISIS, rispetto all'oscurantismo dello Stato Islamico,